Dal vostro punto di vista, com'è possibile proteggere le infrastrutture critiche dell'Italia? Sì, allora noi partiamo da un presupposto, dobbiamo capire le motivazioni degli attaccanti, no? Dietro ogni attacco c'è un gruppo criminale, ma dietro questo gruppo criminale c'è sempre un gruppo di persone. Quali finalità hanno? Perché stanno cercando di attaccare noi? Cosa faranno come prossima mossa? Quindi prima di partire dalla protezione dobbiamo partire dalla comprensione. Quindi, come diceva Einstein, no? Se avessi un'ora per salvare il mondo passerei 55 minuti a comprendere il problema e 5 minuti a risolverlo. Quindi questo anche nella security è importante, comprendere le motivazioni e la finalità dei gruppi criminali. Come fate a conoscere l'avversario e a fronteggiarlo? Sì, abbiamo dei team di threat intelligence che lavorano giorno e notte 24/7 in tutto il mondo in maniera manuale, quindi scansionano quello che è il dark web e il deep web alla ricerca di cosa? Di quelle che saranno le prossime mosse degli avversari. Facciamo degli esempi pratici. Parliamo per esempio della protezione delle identità e delle credenziali. Cosa cercano? Cercano utenti e password che magari hanno preso e attaccato in attacchi precedenti per poi rivenderli a un attaccante in una seconda fase. L'attaccante così sarà più veloce nella individuazione dei bersagli e poi nello sferrare l'attacco. Pensate che adesso parliamo di attacchi che lavorano in circa un'ora e mezza, quindi molto molto veloce, la rapidità e la velocità di attacco è impressionante. Il bilancio di CrowdStrike qui al CyberTech Europe 2022. Allora, innanzitutto è un piacere chiaramente ritrovarsi di persona con i clienti e con i partner, ma soprattutto possiamo condividere sia quelle che sono le nostre visioni in ambito cyber security, sia recepire un po' i feedback dai clienti rispetto alle sfide che chiaramente in questi due anni hanno avuto un impatto importante e sono evolute in modalità esponenziale, ed è veramente interessante scambiare anche fra addetti ai lavori, ma con i nostri clienti un po' i riferimenti per quelli che sono i trend e le tendenze per i prossimi anni nella cyber security.